Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Perché è buono il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Danno senso cristiano al territorio,
ma la qualità della gente, il livello, lo stile di vita, la fede. Dunque, questo pomeriggio siamo a ragionare insieme sul senso di questa domenica cosiddetta da secoli, si chiama la domenica del Buon Pastore, la quarta di Pasqua. L'identità cristiana di una comunità è data innanzitutto dalla scelta di favorire il matrimonio. In ogni modo, anche quello civile, in qualche modo, ha una dimensione sacramentale. Perché? Perché guarda al futuro. Non si consuma nell'oggi fuggevole. Oggi mi va, domani non mi va più. Così si perde il ritmo della vita sociale. E da quello giù a cascata viene fuori la sede dei danni. La Chiesa, sul comando del Signore, ci chiede di passare ai nostri giovani, ragazze e ragazzi, il gusto di costruire insieme. Cioè si tratta di elaborare veramente la radice di una società dove si interagisce. Guardate, tirando cielo per fuori una serie di ideologie, sono un po' lorde. Se ognuno pensa a sé, non si costruisce nulla. Non si costruisce la politica. Dividetevi, ma aggregatevi. Non si costruisce la società civile. Tu lo vedi che grande conquista scaricare i vecchi nell'ospizio e mettere i bambini ad Arezzo. In questi giorni si è conclusa la lista di quelli che vogliono servirsi degli asili. O gente, guardate, è delicato entrarci dentro. Il Vangelo va calato nella sensibilità della gente. Un basta la morale, ci vuole la convinzione interiore che fa libertà. È importante l'essere ancora pronti a come sei piuttosto che a quel che fai, perché a fare la volta si sbaglia, senz'altro. Ma chi voi essi? Qual è l'identità? Per la vita cristiana delle comunità è importante che accanto al sacramento del matrimonio che costruisce le famiglie ci sia il sacramento dell'ordine. La comunità cristiana è adunata dalla parola di Dio, se no è tutte chiacchiere. Non dobbiamo puntare sulle riduzioni, ma sul primato della parola. Qui siamo in un'area della diocesi particolarmente fortunata, ci abbiamo Camaldoli, che ce lo invidia il mondo intero, una realtà dove la parola di Dio è al primo posto. Poi viene la catechesi, che non è il catechismo. Quando la campana suonava la dottrina, era un'altra cosa. C'era da imparare alcune cose santissime nel catechismo.
carità. A me dei bimbini poverini dicevi che avevano parato perché se non ti facevi fare la prima comunione, la cresima e che era. Si tratta, dai, date per una mano, si tratta di trasformare tutto il paese responsabile del tesoro della parola di Dio da passare alla gente. Ma se gliela insegni, o perlomeno non mi dai gli strumenti per entrarci dentro, di che si tratta? Pensate alle nostre istituzioni, il tesoro che i vecchi ci hanno donato, no? Chissà se tutti i sociali sanno anche la misericordia. È il 25° capitolo dell'Evangelo di Matteo. Se tu l'avevi quello, pure la benemerita associazione che è nata in Toscana dalla parola di Dio diventa un'associazione di volontariato tra tutte quell'altra, casca l'eccellenza. Casca, vogliamo provare un momento a entrarci dentro, un momento solo, è facile. Alla fine del gioco ci si presenta davanti al Domine Dio, non vi immaginate che Dio condanna nessuno, siete che scegli. E come scegli? Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero straniero e mi avete accolto. Ero carcerato, malato, perfino morto, e vi siete fatti carico. Lo vedete com'è? Questo è il Vangelo, è un chiacchiere. Credo che bisogna recuperare il senso. Ora sulla misericordia è molto facile farlo. E io devo arrivare al dunque. Però, ecco, senza parola di Dio non si combina nulla. Resta una cosa astratta. Ma la comunità cristiana ha bisogno di incontrarsi. Uno si dica, sì, l'Apo, la Giada, sanno bene che la messa della domenica non è mia nobile. L'è di più. Sono i ragazzi di Panna Crisma. È di più. C'è una comunità che si aspetta da te che tu gli porti il suo contributo. Per cui quando vi ricordate una volta quando le vecchie andavano in chiesa con il rosario, bla 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 bla, quando era finito si andava a casa. Non è così. Il Signore ci chiede di partecipare, avere parte. Per la comunità cristiana, naturalmente il sacerdozio di Cristo è partecipato a tutti noi, si chiama sacerdozio comune, ad alcuni di noi quindi che sono chiamati, vedete che oggi sono venuti tutta la banda alla sua. Una bella banda, dai, è una storia ben combinata, carina, piena di significato. E stanno cercando di capire se va bene diventa prete. Ma il prete è mia figlia. Santa, dovete andare a incontrare la gente,
Dopo la pandemia la gente ha bisogno di parlarci con il prete, c'è bisogno di che il prete si renda conto di quali bisogni ci sono, di quale realtà. Ci sono al giorno d'oggi una serie di problemi. Alcuni li conoscete a mente, catechisti, come si farebbe senza catechisti? Il catechista non è l'aiuto del prete, il catechista ha il compito preciso di avviare alla fede di chi ancora non ce l'ha, in genere i ragazzini, e poi se no quelli più grossi, ma via via più caro, accanto al ministero. Il catechista, un ministero istituito, accanto a quello del catechista c'è il ministero del lettore. Bisogna, il lettore non è chi va a leggere in chiesa, chi è cresimato lo può leggere in chiesa, tutti lo potete fare, ma il lettore, il ministero del lettore è di fare dei gruppi della parola di Dio o sulla parola della domenica dopo, o su un libro della Bibbia, uno dopo l'altro, per insegnare e ragionare e nutrirsi della parola di Dio. Poi accanto a quello del lettore, il ministero dell'apolito che stasera affidiamo a Marchino. Cos'è il ministero dell'apolito? Cercate di capirlo, innanzitutto è il ministero della bellezza. Fare in modo che la liturgia non sia noiosa, che quando si viene in chiesa si riesca a far bene le nostre cose, tutte le nostre cose, non solo i gesti, e di aiuto l'apolito, e di aiuto al prete, e al diavolo, a chi, anche al vescovo, a chi presiede la liturgia. Ognuno il suo, ognuno faccia il suo. E se si fa bene, ecco perché bisogna stare attenti che quando si viene in chiesa ci sia come una specie di sorpresa ogni volta, che sia bello, che sia piacevole stare in chiesa. Diceva il mio vecchio professore di pastorale che l'orologio è gli occhi della gente, quando la gente ha inteso che la vaia fa più lunga è tempo perso. Tutto collabora al bene comune. Certo, arriveranno i nostri a essere preti, cioè a guidare il popolo di Dio verso la vita eterna, nella prima lettura di oggi, dal libro degli Atti, ci sono tre riferimenti che ti sono affidati, Marco. Occorre aiutare a perseverare nella grazia di Dio. Cioè, la gente bisogna aiutarla a essere contenta di essere cristiana. Ti importa a te della vita eterna? Marco stasera lo chiede a tutti noi, te ne importa della vita eterna oppure finisci sottoterra e basta? E il terzo ministero che gli apostoli, d'Antiochia e Pisidia, passano agli altri è la gioia di essere cristiani, pieni di gioia e di Spirito Santo. San Giovanni, nella pagina della seconda lettura, dice innanzitutto di abituarsi a una moltitudine. La religione del privato non è quella cattolica, non è un affare della gesticità, insomma, c'è il popolo, bisogna avere il senso del popolo, poi bisogna avere il senso della presenza di Dio. Gesù è qui stasera. Siamo davanti all'agnello,
dice la parola. Il Tempio Santo non è questa bella chiesa soltanto, questa è solo l'immagine di quella bellissima che è la Gerusalemme nel cielo, dove Gesù ci chiama a sé e dove finalmente ci sarà giustizia e pace. Ora una faccia più lunga perché per tutte queste cose mi raccoglie come grazie di Dio tutto, sperando che alla Marta non gli sia venuto qualche danno. Noi però ci abbiamo avuto un momento di sobbalzo, quindi la facciamo più lunga, andiamo avanti con la Divina Liturgia cercando di pregare un po' per questo figlio di soci che si avvia al ministero. Si presenti il candidato al ministero di accolito, Marco Rossi. Figlio carissimo, scelto per esercitare il servizio di accolito, parteciperai in modo particolare al Ministero della Chiesa e sei infatti al vertice la fonte della vita nell'Eucaristia mediante la quale si edifica e cresce come popolo di Dio. A te è affidato il compito di, attento questo verbo è bellissimo Marco, di aiutare i presbiteri e i diaconi nello svolgimento delle loro funzioni. Come ministro straordinario potrai distribuire la comunione a tutti i fedeli, anche i fermi. Questo ministero che ricevi stasera ti impegni a vivere sempre più intensamente il sacrificio del Signore e a conformarti sempre più nel tuo modo d'essere e nel tuo modo di operare, conformarti a Gesù. Cerca di comprenderne il profondo significato per offrirti ogni giorno in Cristo come sacrificio spirituale gradito a Dio. Non dimenticare che per il fatto di partecipare con i tuoi fratelli all'unico pane, tu formi con loro un unico corpo. Non dimenticare, ama di amore sincero il corpo mistico del Cristo che è il popolo di Dio, cioè questa chiesa fatta di tanti volti che a te sono familiari fin dall'infanzia. Hai attenzione soprattutto per i poveri e gli infermi. Attuerai così il comandamento nuovo che Gesù diede agli apostoli nell'ultima cena: amatevi l'un l'altro come io ho amato. E ora preghiamo umilmente Dio nostro Padre perché questo nostro fratello scelto per il ministero di accolito riceva con abbondanza la sua benedizione e sia confermato nel servire, fedele servizio della Chiesa. Padre clementissimo, che per mezzo del tuo unico figlio hai messo l'Eucaristia nelle mani della Chiesa, benedici questo tuo figlio, eletto al ministero di accoglienza. Fa che assiduo nel servizio dell'altare, distribuisca fedelmente il pane della vita ai suoi fratelli e cresca continuamente nella fede e nella carità per l'edificazione del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ricevi il vassoio con
pane e il calice con il vino per la celebrazione dell'Eucaristia, e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa. Gesù, grazie e misericordia del Signore, ha dato il cibo a quelli che lo temono. Ok. Cristiani, ci credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, unico figlio di Dio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla vita eterna? Credete nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita? Credo. Credete nella Chiesa, una santa cattolica e apostolica? Credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Ora si apparecchia per la messa. Allora, come religiosi ci sono ancora 22 religiosi, che sono padre Sergio e padre Daniele.
L'ultimo prete nato qui dovrebbe, se non sbaglio, essere stato Don Tullio Cappelli addirittura, che era originario di qui. Poi dopo entrò ad Arezzo, però era nato e battezzato per proprio qui. Quindi si parla di 1900, degli anni degli 23-24, che molto tempo fa, quindi era della nave. Oh, coraggio, si è ripreso il via. Comunque ecco, allora è un momento bello per tutti, anche per me stasera è un momento particolare, e voglio dire una cosa, cioè in questa parrocchia c'è una cosa importante che forse è proprio l'unica strada per le vocazioni, tanta gente che prega per questo motivo, tanti malati che hanno offerto la vita per questo, e poi ci siamo sempre anche dati da fare per la formazione dei ragazzi, quella è una cosa un po' faticosa, perché non è che tutto va bene, poi le famiglie fanno il contrario, la società è abbastanza complessa, però ecco, quell'insistenza educativa penso che alla fine qualche frutto l'ha portato e lo porterà. Ecco, continuiamo a fare in questo modo e penso che questo sia un piccolo segno bello per tutti, che in qualche modo il Signore ci dice di andare avanti, ci dà coraggio, no? Non è ovviamente il giorno della prima messa, questo poi torneremo quel giorno qui per festeggiare in un altro modo, però penso che sia un momento nel quale il Signore dà un segno di speranza a questa parrocchia e rinnova la responsabilità a tutti voi nel pregare per le vocazioni. Vi invito questa settimana, da oggi a domenica, a fare un pensiero in più per il seminario, vedete che il seminario funziona bene, perché domenica prossima, non domani ma la prossima, hanno la domenica di preghiera per le vocazioni. Che cos'è? È un momento dove partecipano generalmente ragazzi e anche ragazze, dove non è che si fa altro che pregare per questa realtà che ci appartiene a tutti. Se si vive questa dimensione parrocchiale, comunitaria, nel legame anche col seminario e con la diocesi, ecco che la Chiesa prende forza. Certamente, perché le vocazioni vengano fuori, io penso che ci voglia anche una comunità vivace. Una vocazione nasce laddove c'è una comunità viva, dove c'è una comunità di fedeli che sono interessati, dove c'è una comunità di fedeli che hanno un interesse per l'Eucaristia. Questo penso che sia il primo passo da fare, quindi continuiamo su questa strada, forse anche cercando di ridare coraggio alla gente che ancora non ha ritrovato quella piena responsabilità, quella piena voglia di impegnarsi anche a rivivere pubblicamente, ma penso che si debba continuare ad andare avanti con una nuova, con un rinnovato spirito, con una voglia di fare. Quindi allora auguri a Marco, grazie a Don José che ha preparato insieme a questa gente tutta questa bella festa, e continuiamo poi a stare bene qui insieme. Invitati a partecipare per accompagnare ancora a Marco in questo momento di festa. Voglio ringraziare il Sindaco per la sua presenza. Voglio dire la mia commozione per la misericordia. Per favore, cercate, ragazzi e ragazze più giovani, coinvolgeteli, chi ha lo spirito della misericordia lo passi a quell'altri, perché il paese è una grandissima risorsa. Nel piccolo l'abbiamo visto anche stasera, grazie a tutti quelli che hanno aiutato. Spero che la Magda non si sia fatta male, ora appena possibile, mi diceva il vicario, lasciamo faccia gli esami necessari e poi passiamo dall'ospedale che viene a vedere. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica il Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie Don José per quello che fai. Yeah.